Conversazione con lo scrittore e giornalista Pietrangelo Buttafuoco, tenuta il 23 agosto 2017 presso il Chiostro Monti a Mussomeli. WW, il fatto del vallone, il fatto nisseno. Oggi a Mussomeli, Pietrangelo Buttafuoco, incontro con lo scrittore. Sono arrivato e sono tornato in una dimensione che già conoscevo, che avevo vissuto, una dimensione dove ho potuto verificare quanta magnificenza, quanta bellezza questa terra riservi soprattutto a noi siciliani che non riusciamo a capire quanto possa essere importante questa terra. La vera dannazione è nello scoprire sempre di più quanto la Sicilia sia sconosciuta a noi stessi siciliani. E il vallone è un'esperienza esistenziale, è struggimento puro. Prossimamente avremo in Sicilia le elezioni. Cosa ne pensa quindi di queste elezioni che avremo a novembre in Sicilia? La tragedia di Sicilia, il disastro siciliano, i guai che abbiamo addosso noi siciliani, ahimè, ahimè, non saranno risolti da una nuova campagna elettorale. Per via elettorale non si arriverà a nessuna soluzione. Ogni volta il successore fa rimpiangere il predecessore. Perché abbiamo necessità di uno shock, abbiamo l'urgenza di togliere quell'orrenda autonomia speciale. Dopodiché un lungo commissariamento che ponga fine a tutto il deposito e al cascame di burocrazia, di ingiustizie, di clientele che abbiamo addosso. Solo così potrà la Sicilia trovare una direzione. Grazie, Pietrangelo Buttafuoco. Ci vuole salutare i lettori del Fatto Nisseno, il Fatto del Vallone. Beh, scrivendo sul fatto non posso che salutare tutti gli utenti del fatto nisseno, anche perché poi l'innesto nisseno porta sempre al sogno di un valzer. Grazie, complimenti, alla prossima. È un dissidente, potrei dire così, quindi stasera sicuramente sarà una serata interessante. Io non voglio allungarmi in questo momento, passo subito la parola al sindaco per un breve saluto. Grazie Rita, buonasera a tutti, benvenuti a questo bell'evento. Ringrazio Rita perché con la sua ben culturale Sicilia, adesso è così che si chiama Rita, il nome, ti dicevo, non è il massimo, però il contenuto e soprattutto i suoi animatori sono davvero eccezionali. Ogni volta di più, questa sera ancora una volta, dimostrano qual è il livello qualitativo degli eventi che organizzano, quindi non posso che ringraziarvi per questa offerta culturale che offrite a Mussomeli, alla comunità intera, non solo a Mussomeli, perché anch'io vedo e noto diversi volti che vengono da tutto il vallone. Peraltro ho scoperto che Pietrangelo è, come dire, è già passato, è radicato in questo territorio, quindi un ringraziamento particolare lo faccio a lui per essere qui presente. È davvero un onore da parte della nostra comunità di averti qua presente, perché personalmente ritengo che questa sera abbiamo uno degli intellettuali più autorevoli presenti in Sicilia oggi, in questo momento, e quindi sono davvero lieto che questa chiacchierata sia possibile farla con te questa sera. Peraltro, dicevo poco fa, Rita, dicevo poco fa a te, ho subito, così entro subito sul pezzo e sulla chiacchierata, ho subito una domanda che poi vedrò se mi rispondi poi più tardi. Leggendo, dicevo, il tuo Mutatissima Sicilia e soprattutto leggendo alcune tue interviste recenti con le quali non si dà un quadro idilliaco della nostra Sicilia, ahimè, devo dire, lo dicevo poco fa, purtroppo condivido alcuni tratti del contenuto del tuo libro. Mi chiedevo però se intravedi qualche luce o se intravedi un percorso che possa portare a una futura luce. Soltanto
Intanto anche da parte mia darle il benvenuto e grazie per la sua presenza e un benvenuto anche a tutti voi. Buona serata e buon ascolto. Allora entriamo subito nel vivo della serata, perché io volevo leggere una biografia, ma lui me l'ha proibito, mi ha detto non c'è bisogno. Quindi tanto lo conoscete, sapete chi è Pietrangelo Buttafuoco, l'avete visto alla televisione, l'avete sentito alla radio sicuramente, avrete letto i suoi libri, quindi andiamo subito al vivo. Allora, Pietrangelo, ti ho detto, mi hai autorizzato, quindi io mi sento libera dei tuoi confronti. Allora, la tua ultima opera, I baci sono definitivi, è una sorta di viaggio lirico sognante dentro la metropolitana, e non solo, perché ci sono dei piccoli cammelli legati alla Sicilia, alla traversata dello stretto di Messina, ai tuoi luoghi, poi ci sono delle riflessioni, dei ricordi molto commoventi, quelli per esempio uno dei quali è legato alla morte di tuo padre, eccetera. Comunque dicevamo, è legata al mondo sotterraneo, al mondo ctono, dove vi sono uomini e donne che come formiche vanno e vengono, chi parte, chi rimane, sono degli sconosciuti e si portano addosso le loro vite sconosciute. Però a me è sembrato che a te è bastato uno sguardo, una parola, un sorriso per illuminarne le vite. Ce ne vuoi un po' parlare? Grazie. Buonasera a tutti. Buonasera. Grazie. Io vorrei riprendere il filo da quel bellissimo inizio, l'avvio con la musica viva, e questo chiostro, queste nostre pietre, questo nostro cielo, ed è un'emozione che cresce sempre di più quando, e così rispondo alla tua domanda, Rita, grazie, quando noi riusciamo a staccarci da noi stessi e ci facciamo riempire da tutto ciò che abbiamo intorno. Prima ci siamo fatti riempire dalla tua musica, Rita, dalle tue corde, dall'armonia che riuscite a strappare a poco, sia dall'aria, da questo vento meraviglioso che ci accarezza, ed erano le note che arrivavano col vento, e allo stesso tempo con la luce, questa luce che a poco diventa sempre più dolce, ed è struggente tutto ciò quando ne abbiamo consapevolezza, così come nel viaggiare, nella fatica di ogni giorno, nelle cose che facciamo apparentemente banali, ma sempre fabbricate in quella natura speciale che ognuno di noi riesce a avere proprio perché dentro si porta un bagaglio fatto di memorie, di ricordi, perfino di profumi, di cose che dal passato immaginiamo siano soltanto nostre, invece molto spesso sono il bagaglio che appartengono a chi ci ha preceduto, a chi prima di noi ha attraversato i luoghi. Per venire da voi oggi, io ho tagliato in diagonale questa meravigliosa terra puttanissima che è la Sicilia, perché io sto venendo dall'altro mare, sto venendo da Donna Lucata, città incantevole per un motivo semplicissimo, non fosse altro per il suo nome, che tutto ha a che fare fuorché con la donna, è la storia della fontana delle ore, l'acqua che sgorge a quei cinque momenti canonici della preghiera. Da lì ho attraversato questo meraviglioso continente che è la nostra terra, e siccome non ero con i pendolari, ero solo, e siccome non vedevo facce, mi sforzavo di individuare ogni volta negli alberi, negli incroci, nel mutante passaggio, quello che volevo ascoltare, perché c'era qualcosa che mi stava dicendo, un canto meraviglioso, che solo questo apparecchiare del giallo fantastico ci riempie gli occhi. Per esempio, prima o poi noi dobbiamo arrivare a una legge inesorabile: proibire il prato all'inglese in Sicilia. E che è come fare quella cosa orrenda, ve la ricordate, che c'era una volta di moda, era le penne alla zarina, no? Con quella schifezza di panna comprata al supermercato e surrogato in caviale. Così è il prato all'inglese, questo giallo meraviglioso. Che cosa ci sta raccontando?
una storia che è appartenuta ai nostri padri, dove non c'era luogo di ogni luogo che non fosse centro, non più periferia. E questo viaggio di oggi mi ha riportato a quello che magari mi capita di fare ogni giorno nelle viscere della metropolitana, nei vagoni ferroviari, negli aerei, negli attraversamenti, nei traghetti, nei passaggi che sono sempre paesaggi. E la risposta è questa: far sì che ogni passaggio diventi un paesaggio, il teatro dove ognuno di noi mette a disposizione la propria anima per contenere le anime degli altri, perché la cosa più importante è guardare, non essere guardati. La cosa più importante è ascoltare, non essere ascoltati. E poi il jihad più complicato, più forte, è la capacità di capire il passaggio vero, che è quello di amare piuttosto che essere amato.